Jörg Schoelmann, 40 anni nel mondo dell'arte. Ci vuoi raccontare da dove inizi e che tipo di incursioni hai realizzato nel mondo dell'arte contemporanea? Sì, quando io sono stato studente della legge, della giurisprudenza, io sono sempre stato interessato a design, architettura e un po' meno arte. E ho avuto l'occasione di entrare nel mondo dell'arte con qualche amici. E ho cominciato, quando sono stato studente, ho cominciato in una piccola galleria con arte stampata di edizioni, cose di piccoli prezzi, però è stato il tempo della pop art e l'idea era in questo tempo di fare cose per molti, non cose care, ma popolari e per studenti, per giovani, eccetera. Questo era l'inizio e si è sviluppato una casa editrice per artisti come Joseph Beuys, Andy Warhol, Christo, Don Judd, Levin, Kunellis, Richard Long, molti artisti, sono stati più di 100 artisti. Io ho fatto questo per 40 anni. E 6-7 anni fa io ho pensato di continuare questa idea di produzione seriale, di moltiplicare oggetti. Ho pensato di trasferire questo nel mondo di mobile. Io non sono stato molto interessato a mobile, molto meno che architettura o industrial design, però ho trovato che i mobili sono in una maniera sono una piccola architettura. E così era interessante di cominciare, provare qualcosa e sono stato fortunato che andava bene. Mi sono venute qualche idea e così ho cominciato di disegnare mobile. Ma hai dei modelli nel mondo dell'architettura, architetti? Che mi piacciono Sì? molto. Sì, sono questi artisti e dappertutto Mies van der Rohe, No, immaginavo. molto importante perché anche un personaggio di idee chiare e molto precise. E certo, Le Corbusier, certo. Il tuo lavoro va verso una estetica dell'essenziale. Gli Sì. architetti che tu citi hanno questo mondo, raccontano questo mondo. Ma che tipo di intreccio dal tuo punto di vista c'è tra l'arte e il design? Qual è la differenza fondamentale che tu, coltivando i due mondi, hai trovato? Io penso che la differenza è piccola, non c'è molto di differenza. L'obiettivo nell'arte è diverso che l'obiettivo del design. Di trovare l'essenza di un'idea, di un oggetto, di eliminare tutto che non è essenziale, però trovare una bellezza. Non basta di fare una cosa molto semplice, potrebbe essere banale. Allora, fare molto semplice, però non banale, questo è il problema o l'idea di fare. E in arte è molto similare, però l'arte non si utilizza, è una idea pura. In design una idea pura non vale perché si deve utilizzare in una maniera Funzionale. funzionale. Come hai incontrato Patrizia Amoroso? Quasi 2 anni fa siamo stati alla Fiera di Colonia e
è venuta una signora che ha, a chi ha molto piaciuto questi mobili che abbiamo avuto al stand. E Caroline conosceva Patrizia e mi ha detto: oh, è una persona molto importante perché fa mobile e piace molto il nostro programma. E così ho cominciato a conoscere che cosa è Moroso. Io mi ricordava un po', ma non veramente. Allora ho guardato qualche catalogo e ho visto che è un programma molto interessante. Ma era lei che ha scelto me e non viceversa. Ha fatto la tua scout? Sì, esatto, esatto. E subito al stand a Colonia lei ha mandato amici, è venuto il designer, no, il Giulio, e lui è venuto, ha guardato e detto niente, soltanto fatto così. Niente. E dopo ha mandato una giornalista per interni e anche lei ha amato molto i mobili che abbiamo e così è nato una collaborazione. Qual è la tua idea di bellezza in un pensiero legato al design? Sì, io penso che la bellezza è molto importante. Sì, si fa cose molto strette, molto semplici, molto chiare, potrebbe essere noioso, potrebbe essere morto. È molto importante di trovare una bellezza anche nella semplicità. E esiste una idea nella matematica: se una formula, se si trova una formula che è sorprendentemente semplice, un matematico parla di bellezza. Allora, bellezza è una semplicità sorprendente. E questa idea mi piace molto. Anche a me. Un'altra domanda. Ma la semplicità arriva dall'esperienza o è caratteriale o è dentro di sé? Tu, lavorando, sei andato a togliere perché hai provato nel tuo lavoro, nella tua esperienza, oppure già 20 anni fa avevi un grande senso della estetica semplice? Io sono sempre stato interessato all'inizio. Per mobili, per esempio, esiste un archetipo. Archetipo, sì. E una sedia è nella testa, un armadio è nella testa. E sono oggetti culturali molto importanti per noi. Però mi interessa il scheletro, la base, l'inizio, l'essenza. Allora, io non ho cominciato di fare una cosa e dopo ho diminuito, ho tolto. Al contrario, io ho cominciato con una linea, con un contratto, con un cercolo, molto semplice, cominciato e dopo aggiunto la cosa che ci vuole, che è necessario e basta. Allora, un punto di partenza, dopo aggiunto qualche elemento e dopo basta. Quando la necessità è già È già virtù, sì. È già sì.